Siamo qui con sportsmall.it, versione TV YouTube, siamo a questa 24 ore per lo sport con il CSI e abbiamo qui due importanti rappresentanti del mondo del centro sportivo italiano, soprattutto per quanto riguarda l'area di Milano. Dico bene? Sì, buongiorno a tutti, sono Marco Zanetel, responsabile della consulta per il CSI Comitato di Milano. È una giornata importantissima perché abbiamo radunato in quest'oggi i presidenti delle società sportive del Comitato di Milano e non solo, per poter dare il contributo in termini di idee innovative e soprattutto pensare allo sport del dopodomani. Vicino a te abbiamo Chiara Godina, responsabile della formazione del CSI di Milano. Veramente una grande giornata. Già in questa prima ora i dirigenti hanno lanciato grandi idee per uno sport veramente di valore che speriamo cambi la nostra società sportiva e non solo. Allora, insieme vi chiediamo quali sono le problematiche che più attanagliano il mondo dello sport di base italiano e quali le soluzioni che possono essere arrivate già da queste prime ore di riunioni. Beh, questa mattina abbiamo un attimino evidenziato il rapporto che esiste tra lo sport di base e lo sport professionistico. Abbiamo pensato a un patto educativo, abbiamo pensato a poter istituire un percorso all'interno degli oratori, utilizzando l'esperienza dei campioni dello sport nell'interno dell'oratorio e viceversa, utilizzando l'esperienza e i valori dello sport di base come caratteristica per poter far crescere gli oratori da un lato e lo sport professionistico dall'altra. Puoi già anticiparci qualcosa di quello che è venuto fuori in questi primi Assolutamente dibattiti? sì, una bella idea è stata quella di puntare molto sul sociale, perché comunque lo sport, l'educazione sociale devono essere sempre strettamente collegati e un'idea è quella di chiedere al mondo dello sport professionistico di fondare, creare, sostenere delle comunità, case famiglia in ambito sportivo, quindi che abbiano come focus la promozione dell'attività sportiva come attività di crescita e di riscatto a livello sociale umano per bambini che non possono più vivere nelle loro famiglie, quindi come le tradizionali case famiglia. Certo. L'altra idea da quest'altro tavolo che era giunta invece era quella di sposare, creare una sorta di club, credo di aver capito Sì, abbiamo male. pensato a un club Amici dello Sport in oratorio che possa dare veramente, essere un elemento di ulteriore distribuzione e informazione per quanto riguarda questo percorso formativo tra le società di base e le società sportive e renderlo davvero un percorso che possa essere condiviso e utilizzato a tutti i livelli e in tutto il territorio. Okay, un saluto da parte vostra ai lettori di sportsmall.it. Ciao a tutti! Ciao, 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 buona giornata. Viva lo sport! Viva lo sport!